Eccoci con un nuovo video. Oggi ci sono ben due video, è un record mondiale perché non so, avete fatto uscire un video a settimana, massimo 2 settimane. Oggi sono qui con la mia bellissima agenda, vi faccio vedere più o meno come è fatta all'interno. Questa è un'agenda insomma fatta a mano, una di quelle commerciali che già vendono, già fatte, ma me l'ha fatta Benedetta. Proprio così ci ha messo lei gli anelli e tutto quanto. Di solito io la utilizzo in questo modo. Così. La utilizzo così. Per esempio, la mattina mi sveglio e metto oggi, per esempio, il 16 febbraio. Comincio a scrivere così. Lo faccio così, magari si vede meglio. Comincio e metto martedì, sempre ve lo faccio così, così magari si vede meglio. Scrivo martedì, diciassette febbraio, insomma, quello che è. E poi comincio a scrivere 9, sveglia, anche se di solito io mi sveglio un pochino prima, cioè di solito verso le 8:30, poi 10, a seconda di quello che devo fare, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e così via. Da quello che voglio farvi vedere non è tanto questo, anche se oggi è 19, oggi è 19 febbraio, ecco qui, però farvi vedere che ho preso dei residui sia da Tiger che da AliExpress. Aspetto ancora roba da AliExpress da ottobre, chissà se arriverà mai. Questa qui, questo, arriva da AliExpress, questo, Happy Life, questo qui, con lo smile. Questo qui è un omaggino che mi ha fatto un venditore da AliExpress. Questo l'ho comprato da Tiger, che vendevano il set per il bullet journal, e per il resto è tutto da AliExpress, tra cui anche queste cosine qui, che bellissime, sono troppo stupende. Di solito io come faccio? O utilizzo gli stickers sulla settimana, o per esempio io utilizzo molto anche lo scrapbooking, cioè per esempio ritaglio delle cosine dai vari giornali, in questo caso dal giornale Like It Magazine, tipo questo, questo qui, pure qualche carta insomma ritagliata, prendo e l'appiccico sopra. A seconda comunque come mi gira, cioè a seconda del momento metto una cosa piuttosto che un'altra. Di solito io utilizzo queste qui. Non sono altri tipi di adesivi, vi volevo solo far vedere come di solito faccio io. Questo non mi riesce, ma siamo qui fino a domani. Utilizzo uno che è di questi qui. Di solito io utilizzo, guardate che carino, questo, sono 6 fogli e a seconda di come mi gira il momento io li utilizzo. Per esempio oggi, visto che fa freddino, utilizzo questo, mi piace, questo qui che carino, metto qui. Questo, cioè insomma non lo sto facendo realmente, giusto per far vedere come io di solito decoro le pagine.
Ah, e poi utilizzo i washi tape. Ora non ce l'ho a portata di mano, però vi faccio vedere una. Adesso vi ho fatto vedere quelli che ho attaccato, c'è un altro. Insomma, così è un pochino spoglia. Un pochino spoglia, non so se si vede, sì. Però volevo farvi vedere. Eccoli. Di solito io utilizzo i washi tape in questo modo. Non so se si vede, forse sì. Li utilizzo così, li foro, li metto vicino ai fori. Faccio il foro con il foratore a un buco solo e poi lo metto. Ah, poi faccio vedere tutta l'agenda, forse con questa luce si vede meglio. Allora, questa è la mia agenda. Be brave, sii coraggiosa. Ce ne vuole tanta nella vita. Allora, questa qui me l'ha regalata la ragazza alla quale ho preso la Filofax Domino Soft Duck Egg, quella verdina, verde acqua. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, c'è comunque nel mio canale. Questi sono dei post-it che mi ha regalato un'altra ragazza. Qui ho fatto, no, avevo fatto già una ragazza dove ho comprato un'altra agenda. Ho fatto questi taschini, io qui ci metto di solito gli sticker, questi qui li ho comprati dai cinesi. Qui sono io, è la foto scattata con l'Instax Mini 8. Qui sono tutti i washi tape che stavano sopra le buste, insomma tutte cose riciclate. Questo ho ritagliato sempre da il giornale della Mondadori. Questo sempre l'ho fatto io con una carta di Paperness. E queste sono così, le mie settimane di solito non le utilizzo così. Preferisco così rispetto a quelle già stampate, perché io non tutti i giorni scrivo. Cioè magari un giorno mi va, un altro giorno non mi va, e comunque tutte cose molto molto semplici. Adoro questa agenda perché praticamente non so se vedete, ma ha degli anelli che sono enormi. Se la volete chiedete a Benedetta. Se volete vi metto il link in info box. Sì, guarda come sono tutti bene. Io adoro tutti questi washi tape. Cioè comunque, come potete vedere, le mie giornate sono tutte, insomma, normali, tutte semplici, ecco. Che carino. Let your dreams set soul. Set cell. Ignoranta gloria. Ma io li utilizzo quello che mi viene al momento, insomma, attacco, insomma, anche così e così, giusto per darvi un'idea di come io organizzi le mie giornate. Per esempio qui invece di fare come qui con la penna, ho utilizzato il washi tape, secondo me anche è più carino. Poi quando mi gira meglio coloro, così fate assieme, no? Sì, amo le piccole cose, quindi se si legge. Sempre questi sono ritagli dalle Habit Magazine. Questi fogli li faccio io perché risparmio e comunque mi piace anche creare. E qui ci sono, c'è un'altra carta che ho fatto io. Qui ci sono dei divisori che non stavano in questa agenda, ma stavano in un'altra agenda che ho comprato da una ragazza. Erano già inseriti perché li ha fatti lei con delle carte di Tiger. Insomma, in questo hobby si può creare, fare a pochissimo veramente. Questo è il to-do. Vabbè, le mie frasi filosofiche. Wait for me, non so se voi
sapete l'inglese. Questo parla comunque della legge dell'attrazione. Se non avete mai letto niente, vi consiglio di leggere La legge dell'attrazione, che è un libro che, insomma, a me non dico che ha cambiato la vita, però un pochino sì. Questa è la lista dei regali di Natale, vecchissima. E qui ho fatto io una taschina, facilissimo, insomma, basta avere delle carte, dei ritagli, facilissimo, però l'ho pensata solo. Perché di solito se no qui ci può anche, non voglio farò vedere tantissime altre volte. Non ho continuato altre volte. Poi qui dentro ho sempre dei ritagli, per esempio questo, questo, questo. Tutti i ritagli questi qui ho comprato da Paperless. Questo, sempre altri ritagli. E questo. Altri stickers presi da Tiger. Niente, solo per farvi vedere un po' come io di solito utilizzo la mia agenda, cioè come mi aiuta nelle giornate così incasinate che io veramente certe volte non riesco più a raccapezzarmi. Scusate, adesso Romano non mi capisco per niente. E niente, è vero, carino. Ma anche qui la stellina con pompon pomposo. Niente, io e la mia agenda vi salutiamo, vi mando un bacio nel prossimo e ci vediamo ai prossimi.